località già appartenuta ai marchesi del Monferrato, dal XIV secolo fu sotto la giurisdizione del comune di Chieri. Le mura, di cui rimangono alcune tracce, racchiudevano il borgo raccolto attorno al castello, già esistente nell'XI secolo. Marintino ha nella chiesa di Santa Maria Assunta, detta anche dei Morti, posta presso il cimitero, un punto di eccellenza artistica. Nata come chiesa plebana nel XII secolo, cambiò destinazione dopo l'abbandono dell'abitato che la circondava e l'incastellamento. Perse importanza, divenne chiesa cimiteriale. Riportata recentemente all'aspetto romanico d'origine, la chiesa conserva all'interno un importante ciclo di affreschi del 1450, dipinti in parte da Guglielmetto Fantini, autore anche dei dipinti del battistero del Duomo di Chieri e qualificato allievo del grande Giacomo Iaquerio. Sono opera di Fantini la Pietà, i due santi a sinistra e il San Valeriano a destra. Un altro artista ha realizzato la Madonna del Latte e i due santi a destra. Marintino è ormai conosciuta da molti per la Fiera del Miele, che si svolge ogni anno l'ultima domenica di settembre, nonché come paese dei Rebus. Dalla frazione di Avuglione, posta a poca distanza dal capoluogo, si può scendere sul cammino di Don Bosco con una piacevole passeggiata verso la sponda marentinese del lago di Arignano, eccellente habitat naturale, dove si può ammirare fauna selvatica stanziale e migratoria. A Vernone, altra frazione di Marentino, si trova un castello dell'XI secolo, ora adibito a casa di riposo, ma che ha mantenuto in gran parte i tratti originali.